Padre, è arrivato quel momento. Fatidico momento. È arrivato il momento più bello della stagione, quello dove andiamo a pronosticare la classifica di Serie A. Quante stronzate diremo oggi? Parecchie, ma Parecchio. soprattutto anche quest'anno hai messo il Napoli al primo posto. Anzi, lo scopriremo solo vivendo. Quindi, ragazzi, questo è il nostro pronostico. Ovviamente, come tutti gli anni, noi abbiamo l'abitudine di aspettare il mercato, la chiusura del mercato, perché abbiamo visto che ci sono state delle sorprese, un po' per tante squadre. Quindi farlo durante il mercato, diciamo che non aveva moltissimo senso. Quindi la facciamo adesso. E noi stiamo registrando questo video di sabato, quindi il giorno dopo la chiusura del mercato. Questo video probabilmente uscirà lunedì o martedì. Comunque, premesse le solite, sono nostre previsioni personali. Quindi, se c'è qualche squadra vostra che, non vi, che vedete che sono retrocessa, non ve la pigliate a male. È un gioco, diciamo che è un gioco. E quest'anno c'è anche un plus rispetto agli altri anni, perché andiamo anche a pronosticare i primi tre cannonieri di quest'anno. Ok, quindi direi di non perderci in ulteriori chiacchiere e cominciamo subito con il pronostico. Ovviamente, papà, partiamo dalla ventesima fino a salire. Già ti faccio la prima domanda: tu quante squadre hai messo in lotta retrocessione? Quante squadre secondo te ce ne Secondo me saranno? dovrebbero essere almeno 7, 6 o 7. 6-7 squadre in lotta Sì, retrocessione, va bene. forse 6 con una che è più debole degli altri, però stiamo lì. Perfetto, allora partiamo subito, vai, ventesima posizione, chi ci hai messo? Oh, Venezia. Il Mi Venezia. dispiace per il Veneto, ma mi sembra una delle più deboli. E mi dispiace pure per il suo allenatore, che in effetti l'anno scorso è stato molto ingiustamente retrocesso. Non se lo meritavano proprio, mi dispiace, ma la squadra mi sembra un po' deboluccia. Io ti seguo a ruota. Pure per me Venezia ultimo, cioè è la squadra più debole di tutte. Hai preso questo Nicolussi Caviglia, questo Duncan. Comunque Duncan comunque presenza in Serie A ce li ha. C'è questo Oristanio che però è un po' una scommessa, quindi secondo me non si è rinforzata tantissimo. L'allenatore sì, dispiace pure per l'allenatore. Però ho visto un po' qualche partita del Venezia. Comunque ci provano, però si vede proprio che la qualità manca, quindi per noi retrocederà come ultima il Venezia. Ah, ecco una cosa volevo chiederti: tu quest'anno vedi un'altra Salernitana, cioè una squadra che già a No, gennaio è no, retrocessa, non quindi credo. per te il Venezia lotterà fino alla Sì, fine. penso di sì. Ok, 19ª posizione, Cagliari. Az, il Cagliari, Perché ha perso l'allenatore che veramente è stato quello che l'ha fatto salvarsi. c'è Quindi anche Nicola a Cagliari, lo Nicola, ma quello specialista delle delle salvezze. salvezze hanno subentrato però. Questo è Ah, forte, ecco. secondo me. Allora, io al 19º posto metto il Verona, principalmente perché no, l'allenatore non mi convince. Secondo me il downgrade più grande è stato fatto in panchina. Se ne va Baroni e arriva Zaretti, che ha fatto fino a mo' praticamente male, sempre esonerato. E la squadra pure secondo me si è indebolita, eh. Perché hai perso Folorunshio, che vabbè era in prestito, hai perso Henry, è la punta, hai perso Noslin, hai perso Cabal, se ne sono andati dei pezzi importanti e quelli che sono arrivati a Rui bene, però gli altri diciamo che sono un po' delle scommesse, e messe in mano a Zaretti secondo me non beneficeranno. Ecco, quindi secondo me il Verona retrocede principalmente per colpa tra virgolette dell'allenatore. 18ª posizione, papà, Empoli, l'ultima retrocessa, chi sarà? Empoli, Empoli. ma sempre diciamo le recessi, dico perché dobbiamo mettere, ma secondo me queste lotteranno insieme ad altre 3 o 4, Vabbè, sì, secondo lotteranno, però sono queste che me. Sì, scendono. anche per me, per l'allenatore, non sto da Versano, io non vedo, l'estate sono arrivato l'anno scorso da Lecce, non lo vedo Non lo bene, vedi sì, bene. non lo vedo bene. Ti seguo a ruota anche qua. Oh. Due su tre le abbiamo messe Ma uguali. secondo me pure Precisiamo che non sappiamo né io non so la sua classifica e lui non sa la mia, quindi sarà anche una mamma mia. sorpresa. Eppure io la stessa cosa, cioè l'anno scorso l'Empoli aveva Nicola, quest'anno c'ha, come si chiama, D'Aversa, non mi convince tantissimo, ma poi anche la squadra si è indebolita perché hai perso Niang, che era il giocatore che ti ha salvato l'anno scorso. Caprile è tornato, ha finito il prestito. Cambiaghi, Bastoni, Marin, Berezinski, Zurkowski. Hai perso Luperto.
È vero però che hai preso Colombo in attacco, hai preso Esposito, tutti sempre prestiti perché sono prestiti. È partito bene l'Empoli, di solito da Versa così fa, parte bene, poi a un certo punto crollo verticale per essere poi esonerato. Questo è successo l'anno scorso a Lecce. Lecce pure partì bene, poi una certa franata totale ed è stato anche esonerato. Potrebbe succedere la stessa cosa anche quest'anno, quindi per me l'Empoli sarà la terza retrocessa. 17esima posizione, quindi la squadra che si salva per il rotto della Verona, cuffia. Però è che siamo là con Cagliari, secondo me. Si è dovuto fare una scelta, fatto una scelta più per l'allenatore. Quindi per te Zanetti alla fine riuscirà a portare la barca in porto all'ultimo secondo? Sì, ma penso queste quattro siamo là, secondo me. E vedi tutte sullo stesso piano? Sì, pratico, quest'anno, a prescindere, vedo un campionato proprio. Da come è cominciato, proprio molto, molto combattivo. Secondo me sarà una bella lotta per tutti i posti, secondo me. E io al 17esimo metto il Lecce. È partito male, però è anche vero che ha preso Atalanta e Inter, quindi ci sta che sia a 0 punti. Qualche cessione importante c'è stata, perché hai perso Gendré, hai perso Pongracic, hai perso Amquist. Sono arrivati però Rebic. Lo sai che Rebic è arrivato, sì, a Lecce? Questo è un bel colpo esotico. C'è Koulibaly della Salernitana e Gaspar. Poi c'è questa scommessa Marcinski. Diciamo, questi sono i classici colpi di Corvino. Quando c'è Corvino in Serie A ti diverti parecchio. E secondo me poi hanno un allenatore che diciamo è navigato per quanto riguarda la salvezza, la lotta per la salvezza. Quindi secondo me alla fine, in un modo o nell'altro, Lecce riuscirà a salvarsi anche quest'anno. Però vedo una salvezza un po' più complicata rispetto all'anno scorso, quindi si salveranno proprio secondo me nel finale. L'anno scorso si è salvato per il campionato d'andata, che è andato però la matematica, fine, la matematica è arrivata, sì, mi pare, 2-3 giornate prima. È un paio, perché in effetti ha fatto un buon girone d'andata, perciò si è salvato l'anno scorso. E qui io quest'anno vedo un Lecce un po' più costante, tra virgolette, nel senso che starà sempre lì, però poi alla fine ce la farà a salvarsi. 16esima posizione, chi ci vuoi a mettere? Lecce, quindi, il Lecce. Siamo lì. Lo stesso discorso che si è fatto prima, un posto. Alla fine voglio bene che si dovrebbe salvare. Qua non so se è una sorpresa o qualcosa, io metto il Como. Sì, metto il Como perché secondo me il Como è stato leggermente pompato troppo. E io ho dei colpi, diciamo, interessanti, tipo Nico Paz, Perrone, pure Dossena dal Cagliari, non è male come acquisto, Braunoder dall'Austria Vienna, pure interessante. Poi ci sono questi acquisti figurine, perché secondo me sono figurine, Reina, Sergi Roberto, anche lo stesso Varan, sì, per l'esperienza, però mi sembrano più figurine che altro, con lo stesso Alberto Moreno. E poi in più ci sta l'allenatore Fabregas, che è un esordiente. Secondo me il Como ha fatto un mercato per salvarsi, però non vedo il Como che arriva undicesimo come sto vedendo in giro. Ecco, vedo un Como che alla fine lotterà, anche perché comunque c'è dell'inesperienza un po', sia da parte dell'ambiente, perché comunque è la prima volta che va in Serie A. Pagheranno secondo me l'inesperienza all'inizio, però poi alla fine vedo un Como che si salverà. 15esima posizione, chi ci metti? L'Udinese. Siamo ancora in lotta a salvezza? Sì. Ok, sì. Perché l'Udinese? L'Udinese è anche qua per l'allenatore, insomma, questo non lo conosco proprio. Ruignac. Non lo conosco, non so, dalla Polonia. Certo, Legge mi pare che nelle coppe andava. Legge a Varsavia, sì. È uno inesperto per il nostro campionato, e poi pure come acquisti. Ha perso Zamatic, sempre tutto sotto. Sì, sì. Era importante, non so. Ha perso pure Noyan Perez, l'ultimo giorno di mercato, ha perso Pereira. Lotterà per la salvezza, ma si dovrebbe salvare. Ma quindi diciamo un miglioramento rispetto all'anno scorso, perché l'Udinese è salvato all'ultima giornata. Qui tu non lo vedi che si salva l'ultima giornata. Vabbè, un miglioramento comunque. Salverà. Ok, io al 15esimo posto metto il Monza. Sì, perché io quest'anno vedo un Monza che si è indebolito parecchio, specialmente in panchina. Con tutto il rispetto e il bene per Nesta, ma cioè, da passare da Palladino a Nesta, secondo me è un peggioramento importante. Poi hai perso Colpani, hai perso Di Gregorio, sostituisci Di Gregorio con Turati, Colpani con Maldini, quindi secondo me almeno adesso la rosa si è indebolita, sia in panchina che nei giocatori, e quindi io non vedo un Monza che farà la classica salvezza tranquilla, ma secondo me quest'anno lotterà anche per non retrocedere.
14esima. Okay. Perfetto, vedi, siamo quasi identici. Che si sposta di poco, però il fatto è squadre, che lotterà, lotterà per la salvezza pure io, penso. Diciamo, la pensi come me? Sì, identico. Ok, e al 14esimo metto il Cagliari. Il Cagliari 14. Cagliari 14, perché secondo me questa volta, allora è vero il fatto di Nicola che quando parte dall'inizio non fa bene come quando diciamo subentra. Secondo me stavolta riuscirà a, diciamo, fare una stagione positiva dalla prima giornata. Poi comunque il Cagliari ha fatto dei colpi belli, Palomino dall'Atalanta che è comunque un colpo di esperienza. Luperto è comunque Luperto è una certezza per le squadre che lottano. Piccoli dall'Atalanta pure un bel colpo, Zortea, quindi secondo me la squadra si è anche leggermente migliorata. Comunque poi c'è un allenatore che a livello di salvezza, diciamo, fa il fatto suo. Per me è finita qua la lotta retrocessione. Cioè, per me saranno queste le squadre che lotteranno, diciamo, per retrocedere. In effetti pure io ho messo la palla. Da questo momento in poi per me sono squadre che faranno una salvezza agevole. Abbiamo solo due discordanze, come Udinese, in effetti. Le sette squadre le abbiamo messe tutte qua. E quindi immagino che al tredicesimo posto hai messo... Il Como. Era... Cioè, io penso che si farà un campionato... Non... Tranquillo, credo. Credi in questo mercato e credi in Fabregas. Credi nell'entusiasmo di essere salito in Serie A. Esatto, bravo. Ok, va bene. Tu hai messo il Como, io metto l'Udinese. Ecco, vedi, in effetti sono le sette squadre per salvezza che siamo lì. Guarda, a me l'Udinese, non so, mi dà delle buone impressioni. L'ho visto molto bene in queste prime partite. L'allenatore mi sembra uno di quelli che... vuole fare il gioco, vuole essere giochista. Anche vecchio, mi ricordo a giugno lessi una dichiarazione di Balzaretti, che è il DS l'Udinese, che disse che si erano stancati di vedere un gioco rinunciatario, attendista, volevano un allenatore che facesse calcio, facciamo calcio. E quindi secondo me Rujnak è uno di quei allenatori che comunque propone. A livello di acquisti, hai perso Samardžić, che c'era, non c'era l'anno scorso. Perez in difesa l'hai perso. È tornato Sanchez, che però non so in che condizioni. E Kelecamp, mio pupillo, lo conosco da tempi immemori. Karlstrom preso dalla Svezia. Iker Bravo, questo giovane che sembra molto promettente. Non lo so, l'Udinese mi dà buone sensazioni quest'anno. E probabilmente la partenza mi ha un po' influenzato, però secondo me quest'anno l'Udinese si fa il suo campionato tranquillo e Rujnak sorprenderà insieme agli nuovi acquisti. Dodicesima posizione, mi sembra tranquillità Genoa. Ok, mi sembra che abbia ben bilanciato tra acquisti e eccezioni l'allenatore e lo stesso Gilardino, quindi si dovrebbe ripetere anche l'anno scorso. Fece un campionato molto tranquillo, infatti è arrivato sempre all'undicesimo, stiamo lì, quindi perciò secondo me dovrebbe ripetersi pure quest'anno, anche se ha perso le tecniche. È Gudmundsson. Il famoso Gudmundsson. Pure io metto il Genoa. Hanno perso Gudmundsson e Retegui e hanno perso anche il portiere, Martinez, che è andato all'Inter. E hanno perso tre titolari importanti. Però Pinamonti in Serie A è buono. Hai riscattato Vitigna, hai preso Zanoli, hai preso Gollini, che è comunque un portiere esperto. E quindi la rosa secondo me ci sta. Secondo me tutte le squadre messe sotto il Genoa sono inferiori. L'allenatore è lo stesso. Per me si farà il classico, cioè, salvezza tranquilla. Non penso che lotteranno per retrocedere, nonostante la perdita di rete di Gudmundsson. Undicesima posizione, ti precedo, Parma. No. Torino. Il Torino. Torino pure. Torino undicesimo. L'anno scorso penso la stessa cosa, un campionato tranquillo. Anche se è partita molto bene. Sette punti in tre partite, stavano rischiando di battere pure il Milan. Faceva 9 punti. Comunque, allenatore pure. No, ti ispira l'allenatore? Sì. Ok. E io all'undicesimo metto il Parma. Metto il Parma di Pecchia. Allora il Parma è la stessa squadra della Serie B e già in Serie B era forte, che c'era Dennis Mann, ci sta Bernabé.
Somme, Del Prato, Bonny, ci sono tanti giocatori che già per la Serie A secondo me sono già di un livello buono. E poi c'è l'allenatore Pecchia, che è lo stesso l'anno scorso, quindi a me sembra una squadra già rodata, già oliata, e ci sono già gli automatismi, le intese, è una squadra che già si conosce, quindi secondo me farà un campionato molto tranquillo, che potrebbe, se si incastra qualcosa, potrebbe anche lottare per la zona sinistra della classifica. Per te dalla decima in poi sono squadre che lotteranno per l'Europa? Decima, sì, forse con l'ultima che è più verso la tranquillità, secondo me. Ok, allora dimmi la decima, chi Bologna. È? Bologna. Ah, Bologna scende. Sì, credo bene, proprio di sì. Bologna scende. Sei italiano, però. Thiago Motta. Sembra indebolito con gli acquisti, però. La Champions League sarà un trauma? Sì. Toglierà parecchie risorse, ho paura. Non vedo che l'hanno preso troppi rinforzi. E io ti seguo a ruota qua. Metto anch'io il Bologna tra la sicurezza decimo. E l'inizio delle cose. Allora, l'inesperienza in Champions League secondo me pagherà parecchio. Poi mi pare che hanno un calendario tosto in Champions League. E io penso che loro vogliono fare bella figura, quindi si concentreranno anche sulla Champions. E questo li porterà secondo me a perdere punti. Probabile. Il peggioramento in panchina c'è stato, perché Thiago Motta è meglio di Italiano. Hai perso Zirkzee, hai perso Calafiori, c'è qualche giocatore interessante preso tipo Dallinga o Miranda, però io penso che la Champions League principalmente farà perdere risorse ed energie fisiche e mentali, quindi io penso che alla fine, combinandolo pure con l'allenatore, che per me è un peggioramento rispetto a Thiago Motta, per me il Bologna non si ripeterà in Europa e farà decima posizione, comunque zona sinistra della classifica. Nona posizione, mettiamo la Fiorentina. Attenzione, ma hai messo il Parma in Europa? Cosa? Mi manca una squadra. La Fiorentina no. Che lotterà per le coppe? Per quindi Euro. Siamo in lotta per le coppe. Conference, diciamo. Quelle precedenti secondo me sono più forti, però. Attenzione, c'è la sorpresa, c'è la sorpresa. Vabbè, io al nono posto metto il Torino. Vanoli mi ispira parecchio. Vedo un miglioramento rispetto a Juric. Il Torino ha perso due giocatori molto importanti, hanno perso Buongiorno e Bellanova. Però hai preso Borna Sosa dall'Ajax, che secondo me è un bel colpo. Adams in Serie A secondo me può dire la sua. E poi c'è questo Coco, che è il sostituto di Buongiorno, che comunque si è presentato abbastanza bene. Comunque per me il plus di questa squadra è l'allenatore Parma. Ottavo. Lazio. Dai, ma che sei a dire? Ma questo è il nuovo Napoli. Cioè. La Lazio ottava. Allora aspetta, domanda molto importante. Quest'anno per te il quinto posto è Champions League? Potrebbe. Quindi, quindi la Lazio va in Conference per te? Potrebbe andare. Perché l'ottava si fa scalare. Sì. Quindi per te la Lazio è in Conference. Dovrebbe. Vai. Ah, perché secondo me si è debolita molto, perché avesse Felipe Anderson, Di 4 Immobile, Milito, Luis Alberto. Quindi Luis Alberto è molto indebolita, però onestamente mi sembra che comunque dovrebbe riuscire a lottare per una coppa, questo penso io. E vabbè, anche col cambio di allenatore. Sei passato da Sarri e Tudor a Baroni. E metto anch'io la Lazio ottava, però per me quest'anno il quinto posto non vale la Champions, quindi la Lazio per Stiamo me lì. Sarà fuori dalle coppe quest'anno, per un motivo semplice, perché secondo me la Lazio ha iniziato un nuovo percorso, un nuovo ciclo, quest'anno è rifondazione e almeno all'inizio secondo me sarà anche ridimensionamento, perché tu comunque verso Immobile, verso Felipe Anderson, verso Luis Alberto... E hai perso pure Kamada in tutto questo, nel giapponese. Il peggioramento almeno inizialmente ci sarà, però hai preso Dia, hai preso Noslin, hai preso Chauna, Tavares, Dele Bashiro. Comunque hai preso giocatori che sul lungo potrebbero migliorare, potrebbero alzare il livello. Però oggi vedo una Lazio indebolita. È l'inizio di un nuovo ciclo, e quindi all'inizio secondo me saranno fuori dalle coppe per poi migliorare sul lungo andare. Settima posizione, quindi il Parma va in Europa League. Perfetto. No, lotterà per andare nelle coppe. Se... No, è settimo, è Europa League. Ah, sicuro, se il quinto posto no. No, se sì, per te, tu hai detto il quinto è Champions. No, non ho detto che potrebbe. Potrebbe, dividi sì o no.
non, devi non sbilanciarti. Non posso sbilanciati, sì o no? Perché devi farlo. Dobbiamo farlo. Allora diciamo di no. No, ok, quindi proprio per te la Lazio non fa niente. Sì. Ok, quindi il Parma, no, però, il Parma va in Conference League. Me la soffrirà. 31 agosto alle 10 spaccate. Sono le 10 spaccate. Papà, il Parma andrà in Conference League. Sarà la sorpresa dell'anno. Clippate questo il pelo. Bologna dell'anno. Il Bologna dell'anno, vai, dici. Cosa ti fa pensare? Cioè, cosa ti l'allenatore che è rimasto lo stesso, quindi conosce l'ambiente. Poi la partenza che ha fatto adesso è stata... Sì, nuovi giocatori. E attenzione, stiamo registrando prima di Napoli-Parma, quindi potrebbe succedere di tutto. Mi sembra che possa essere la sorpresa dell'anno. Io al settimo posto metto la Roma. Metto la Roma perché non lo so, quest'anno vedo un De Rossi, lo vedo in confusione. Da quel che si dice vedo pure un De Rossi che non ha in pugno lo spogliatoio, perché dicono che c'è stata questa lite con Cristante e Mancini. A livello di mercato hai perso praticamente Lukaku, che però era un prestito, hai perso Belotti, Aouar, non ci sono state queste grandi perdite, però hai investito parecchio prendendo Dovbik, hai preso Sulé, hai preso Lefè, più una serie di altri calciatori, diciamo i principali sono stati questi, quindi hai speso parecchio. Voglio precisare una cosa, dalla terza posizione in giù le vedo tutte sullo stesso livello, cioè per me ce ne sono due che sono su un altro pianeta, ma le altre di big, quindi dalla terza fino alla ottava, le vedo bene o male tutte sullo stesso livello. Ci sono 5-6 squadre che per me sono sullo stesso livello, quindi lotteranno tutte fino alla fine per raggiungere la Champions. Però un boss in Europa. Però poi alla fine secondo me la Roma arriverà settima. Però vedo una Roma che farà un percorso importante in Europa League. Bene padre, siamo arrivati al momento topico, le prime 6, ci avviciniamo alle cose che contano. E manca più di qualcuno. Al sesto posto tu ci metti la Roma. Quindi lo stesso discorso, siamo lì da 6 a 7. Però per te alla fine andrà in Europa League. Sì, penso pure io. Io al sesto posto metto la Fiorentina. Sì, la Fiorentina quest'anno mi ispira. Ha fatto un bel mercato. Gudmundsson, De Gea, Colpani, Ken, hanno preso Gosens, Pongracic, hanno fatto un bel mercato secondo me, e hai preso un bel allenatore, perché per me Pallatino è un bel allenatore, e io penso quindi che alla fine la Fiorentina farà lo step in avanti, quindi va in Europa League. E c'è comunque da considerare che la Conference League a livello di dispendio di energie non è paragonabile all'Europa League o alla Champions, anche perché ho visto il girone della Fiorentina, ragazzi. Cioè non dico che devono fare punteggio pieno, però è un girone molto fattibile, quindi secondo me alla fine la Fiorentina farà lo step successivo e si qualificherà all'Europa League. Le 5 squadre che vanno 5 squadre, sì, per forza. Però entrambi abbiamo detto che non c'è il quinto posto in Champions, quindi qua una sono molto titubante. No, devi sbilanciare. Io dico di no. Per me non ci sarà. Io spero di sì. Quindi tu dici sì. Sì. Sì, quindi ok, quindi Lazio in Conference, Parma e Roma in Europa League, e quindi al quinto posto ci metti il Napoli. Bravo, okay. Lo sapevo, ma perché sì? Perché se mi dici spero di sì, è Napoli. Come mai l'hai messo al quinto posto? Perché non penso che lo possa lottare per lo scudetto almeno quest'anno. Però penso per un posto in goli nelle coppe ce la dovrebbe fare. E ho messo al quinto perché le altre mi sembrano più avanti come impostazione, anche se c'è un dubbio con quella che precede. Ma il quarto posto mi sembra troppo. Cioè la sicurezza in Champions non ci sta adesso, secondo me. Ok. E dice, a me mi accontenterà già di entrare in Europa dopo l'anno scorso. Ok, io al quinto posto. Milan. Atalanta. Allora, io quest'anno vedo un Atalanta un po' indebolita. Scamacca si è fatto il crociato. Hai perso Coppa Meners. Lukman non si capisce che succede, mo pare che si sia reintegrato, però io ricordo Gomez, il Papu Gomez, cosa è successo, quindi non lo so. Hai preso Retegui, Brescianini, Zaniolo fino a mo si sta rivelando un flop,
Samardic è una bella chiamata, così come Bellanova. Però secondo me alla fine in Champions non ci andranno. Quindi io vedo un Atalanta leggermente indebolita. Poi c'è il percorso in Champions League che secondo me darà, diciamo, quella botta decisiva per far sì che l'Atalanta perderà dei punti. E però la metto quinto posto in Europa League. L'anno scorso è arrivata quarta. Arrivò quarta vincendo l'Europa League, quindi c'era anche l'Europa League che ti porta via meno energie rispetto alla Champions. Quindi io metto l'Atalanta al quinto posto. Tu metti al quarto il Milan. Il Milan in Champions, ok. Come mai il Milan? A me mi sembra che si sia indebolito un po' quest'anno. Poi ci stanno un paio di giocatori che stanno giocando male, ma non si sa il motivo perché giocano un po' svogliati, come dice l'allenatore. C'è un cambiamento nell'allenatore, quindi lo vedo più basso rispetto alla Lo vedi un peggioramento rispetto a Pioli? Ok. Vabbè, comunque lo metti in quarto posto. E io al quarto posto metto il Napoli. Metto il Napoli quarto perché secondo me la discriminante è il fatto che il Napoli non gioca le coppe. Per me questa cosa aiuterà parecchio. Quattro titolari li hai cambiati perché hai preso Buongiorno, hai preso Lukaku, hai preso Neres e poi c'è McTominay. La grave mancanza è a destra, che a destra non è stato preso nessuno, giocheremo con Mazzocchi. Poi c'è Conte. Io punto su Conte, punto sul fatto che si gioca una volta a settimana. Ho visto l'altro giorno il video di presentazione di Lukaku. Comunque secondo me l'arrivo di Lukaku porterà una bella ventata d'aria fresca nello spogliatoio. E poi metto il Napoli quarto con la speranza che a gennaio venga fatto un rinforzo a destra, perché secondo me a gennaio devi fare qualcosa. La mancanza delle coppe per il Napoli secondo me sarà determinante per arrivare quarto, e non vado più avanti, perché ricordiamoci che è ripartito un nuovo progetto, quindi pensare allo scudetto per me è molto difficile. Ci devono allineare gli astri, perché comunque vedo due squadre che sono molto più forti del Napoli, e poi la terza, che penso abbiate capito chi è, che sta lì, però penso che alla fine arriverà sopra. Terzo posto, papà? Io metto l'Atalanta, perché okay. Penso che allora... Gasperini comunque è in gamba. È lo stesso, conosce la mente, sì. Tra acquisti e cessioni ci potrebbe essere qualche problema, però alla fine farà un balzo rispetto già all'anno scorso. Sale di una posizione rispetto all'anno scorso, ok. E poi siamo, io penso al terzo, quarto siamo lì, insomma. Ok, io al terzo metto il Milan. Ripeto, le vedo tutte vicine, sì, però mi sento che alla fine il Milan arriverà terzo. È vero, è partito male, però secondo me Fonseca può sistemare questi problemi, che io penso siano problemi principalmente legati... Allora, Theo Hernandez è un problema di contratto, perché vuole il rinnovo. Leao proprio svogliato di sé, cioè Leao, se tu chiedi fase difensiva a Leao non hai capito niente, allora, perché Leao non te la fa. Quindi io penso che alla fine una toppa, un rimedio lo troverà, perché comunque la squadra è forte. Maignan in porta, Pavlovic preso da Salisburgo che secondo me è forte. C'hai Theo Hernandez che è il miglior terzino che c'è in Serie A. Hai preso Fofana che è un bel mediano, c'hai Bennasser. L'attacco, ecco, forse si è indebolito il centravanti, perché secondo me da passare da Giroud a Morata è un piccolo peggioramento. Però c'è Loftus-Cheek, c'è Renders, c'hai Leao, c'hai Pulisic, cioè l'attacco è forte, la squadra è forte in generale, è forte. Deve solo trovare qualche aggiustamento, però alla fine per me Fonseca troverà la quadra e andranno anche in Champions. Comunque Fonseca fa anche un gioco bello da vedere, efficace. E vabbè, sono rimaste quelle due. Saremo la stessa persona. Ora, dimmi chi vince il campionato, facciamo così. Chi vincerà lo scudetto quest'anno? Di nuovo l'Inter. Penso proprio così. Quindi con quei vantaggi di 20 punti non esistono proprio. Quindi la Juventus sarà l'anti-Inter quest'anno. Sì, penso. Come mai metti l'Inter? Vincente? Perché secondo me non ha cambiato la struttura della squadra, l'allenatore è rimasto lo stesso. Dovrebbe ripetersi se... Non so se si è rinforzato o no, ma comunque già con un vantaggio di 20 punti potrebbe perdere questi 20 punti, perché li guadagnerà forse la Juventus, e quindi più combattuto, ma secondo me. Perché... Papà, ti devo dare una brutta notizia. La pensiamo uguale. pure io vedo l'Inter che rivince il campionato. Io dopo...
Dopo il 4-0 all'Atalanta ne sono ancora più convinto. C'è una squadra che va a memoria, è lo stesso blocco, gli stessi 11 dell'anno scorso, copia e incolla. Ci hai aggiunto Zielinski, ci hai aggiunto Taremi, ci hai aggiunto Martinez come riserva di Sommer. Poi a livello di cessioni non ha ceduto nessuno degli importanti. Cioè, hanno preso il blocco scudetto e ci hanno aggiunto dei pezzi, quindi io li vedo più forti e più lunghi anche per competere anche in Champions League, perché quest'anno, allora, mi sono ascoltato le parole di Marotta. Marotta l'anno scorso disse l'obiettivo è la seconda stella e lo hanno presa. Quest'anno ha detto l'obiettivo andare avanti il più possibile in Champions. Quindi quest'anno, secondo me, sono d'accordo con te quando dici che il distacco diminuirà. Quant'era? Di 20 punti? Non sarà di 20 punti, potrebbe dimezzarsi. Ma non credo nemmeno. Ancora più corto? Sì, perché se vuole vincere in Genoa vuol dire che tutte le forze saranno per il Genoa. Quindi però c'hai una rosa, tu c'hai secondo me una rosa lunga per fare tutte e due. L'anno scorso Inzaghi secondo me non ha gestito bene il turnover tra Coppa e Campionato, infatti poi in Champions è uscito subito. Secondo me invece quest'anno, avendo una rosa più lunga, riuscirà a gestire tutti e due, però non vedo 20 punti di distacco, anche perché la Juve quest'anno, ragazzi, fa paura. Per me è uno squadrone, però non è arrivato ancora al livello dell'Inter. La Juve, ragazzi, ha preso Coppa Menes, ha preso Nico Gonzalez, Thuram, Di Gregorio, Douglas Luiz, e in tutto questo ci hai messo Thiago Motta in panchina. Cioè, la Juve ha fatto 10 passi in avanti, secondo me, rispetto all'anno scorso, e le prime tre partite con una rosa incompleta ha fatto faville con tutti i titolari, ha giocato con Bangula, con Savona, ha fatto grandi risultati con una rosa incompleta. Pensate con la rosa completa che può combinare. E io faccio una previsione, lo dico oggi: secondo me il duo Giuntoli Thiago Motta mi sa tanto che può ripetere i 9 scudetti, non dico che rivinci i 9 scudetti consecutivi, però secondo me la Juventus sta mettendo su una base per tornare a essere dominante tanti anni consecutivi in Serie A. Quindi questo per quest'anno li vedo ancora sotto l'Inter, però già vi avviso, molto probabilmente l'anno prossimo metterò la Juve prima. Dipende poi da varie cose, però per me la Juve oggi è l'anti-Inter per eccellenza, e sarà una lotta a scudetto fino a, non dico, non saranno 20 punti di stacco, però penso 2-3 giornate alla fine si decide lo scudetto. Non si deciderà a dicembre come l'anno scorso. Quindi ragazzi, questo è il nostro pronostico della Serie A 24-25. Fateci sapere nei commenti il vostro pronostico, almeno diteci chi rivince il campionato, chi va in Champions League, chi retrocede. Fateci un vostro pronostico. E detto questo, lasciate un bel mi piace, mi raccomando, per il video. Iscrivetevi al canale che è totalmente gratis. Suonate la campanella, così vi apriamo. E detto questo, padre, grazie per aver partecipato. Noi ovviamente ci rivedremo tra un anno, a fine stagione, a bocce chiuse, per vedere quante stronzate abbiamo detto. Però per esempio alla fine del girone d'andata io rifarei un altro passaggio al limite. Vuoi fare un pronostico dopo il giro di andata? Dopo il giro di andata lo farei Diteci nei commenti se volete un pronostico anche dopo il giro di andata. Aspetta, prima di chiudere, plus, che abbiamo detto all'inizio video, dimmi i tuoi tre cannonieri. Ah, sì. Di questa, cioè, non mi dire primo, secondo e terzo. Dimmi quei tre che secondo me si lotteranno la classifica dei cannonieri. Lautaro, Vlahovic e Luca. 2 su 3 sono uguali. Ah, sì. 2 su 3 sono uguali. Io ho messo Thuram al posto di Lautaro. Lukaku, Lukaku. Tutti e due facciamo la scommessa su Lukaku, Però vabbè, Lukaku non ha le coppe, quindi le giocherà. Se non si fa male, le gioca tutte. Poi in teoria c'ha anche i rigori. Dammi un range, dammi un intervallo. Cioè, per te, Lukaku, quanti gol fa? Tra i 15 e i 20? Sì, probabile. Secondo me, tutti si avvicineranno. Non ci sarà un Lautaro che l'anno scorso ha proprio debordato. Secondo me, anche qua, come cannonieri e come il campionato, quest'anno ci sarà più equilibrio, penso, proprio in tutto. Va bene, quindi ragazzi, questo è quanto. Noi ci vediamo con papà, ci vediamo a fine stagione, oppure a fine giro di andata. Comunque faremo la reazione alla classifica quando sarà, sperando che nel mente sia successo qualcosa, che tutto sia andato bene. E quindi niente ragazzi, noi ci vediamo alla prossima.
Forza Napoli, sempre. Quello c'è sempre. E niente. Ciao.